Buongiorno, leggiamo insieme questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 9, e dice: «La vera luce che illumina ogni uomo era per venire nel mondo». E ancora, sempre nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 20, «Chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non siano riprovate». La luce degli uomini. La luce naturale che penetra in una stanza abbandonata mette in evidenza il disordine e la polvere. Similmente, la luce di Dio che brilla in Gesù ha messo in evidenza il disordine morale che caratterizza l'umanità. L'umiltà, l'oblio di sé, la dolcezza, la devozione, la pazienza, la dirittura di Cristo. Tutti questi raggi del sole divino proiettati sul nostro mondo e ciascuno di noi fanno risaltare l'orgoglio, l'egoismo, la durezza, l'ipocrisia che lo caratterizzano. Noi siamo capaci di apprezzare i contrasti, ma ci è necessario per questo avere dei riferimenti. Il male si definisce in rapporto al bene, la menzogna in rapporto alla verità, l'odio in rapporto all'amore. Cristo è venuto a costituire per noi questo grande riferimento. E a nostra volta noi siamo chiamati ad essere, come il Signore lo dichiara, dei luminari per il mondo. Un credente coscienzioso in mezzo a persone disoneste, soddisfatto in mezzo a gente malcontenta, serio in mezzo a persone immorali, è simile a un proiettore che fa risaltare i più oscuri lati della natura umana. Ruolo temibile, perché attira spesso l'animosità di coloro che si sentono giudicati. Per questo la luce, questo riflesso del cielo, deve necessariamente accompagnarsi all'amore che invece attira, esattamente come in Gesù hanno brillato contemporaneamente la luce e l'amore divini, la verità e la grazia. Che il Signore ci benedica.